Amici e amiche di Endul Channel, oggi parleremo di grande ciclismo e non solo, e lo faremo con uno dei suoi protagonisti. Vi do qualche indizio: ha militato in formazioni di primo rilievo come Team Sky, Astana, grandi doti di scalatore, protagonista di grandi azioni che tutti ricordiamo e oggi andremo a conoscere, non vedo l'ora, Diego Rosa. Ha fatto 10 anni di ciclismo su strada, quindi 10 anni solo asfalto. Basta, ottobre 2022 ha deciso di ritornare al suo primo amore, le ruote grasse. E non ha fatto in tempo a riprendere un po' di confidenza con lo sterrato, che subito si è laureato campione italiano marathon e nono ai mondiali. Allora, io sono entusiasta, non vedo l'ora di andarlo a conoscere e pedaleremo insieme. Insomma, scopriremo un po' di segreti, aneddoti, che integrazione usa e non solo. Andiamo! Volkswagen. Eccomi qua! Ciao Laura, sei pronta? Ciao Diego, come stai? Benissimo, guarda, sono venuto giù apposta per fare un giro in bici con te. Ma guarda, allora, stavo preparando le borracce, puntualissimo. Finisco qua e andiamo. Porto a fare due sentieri che mi hanno detto che sono bellissimi in zona e via, dai, non esagerare con la batteria, motore dai. Low. Motore low, andiamo. Andiamo. Diego, dopo 10 anni di ciclismo su strada hai deciso di ritornare al tuo primo amore, alle ruote grasse. Ho letto in un'intervista: sono nato biker, morirò biker. Sì. Perché questo amore grande per l'off-road? Ma è stato un po' un tarlo, no? Sono nato davvero correndo in mountain bike e mi sono divertito un sacco da bambino. Poi crescendo avevo un po' gli occhi puntati alle bici da strada, quello che vedevi in televisione, le lunghe distanze e tutto. Quindi è un po' fare il giro d'Italia, è un po' quello che ti spinge a fare sacrifici. Tutto il punto d'arrivo. Sono arrivato professionista, ho fatto grandissime esperienze, ho fatto 10 anni, ormai vedevo la fine della carriera, no? Di un professionista, e l'avevo sempre immaginato come un punto un po' triste. Mi sono reinventato un po' questo pallino così di tornare in mountain bike dove ho incominciato. È iniziato un po' per gioco e adesso eccomi qua. Quindi sei partito da piccolo sulla mountain bike, quindi con una società del paese, com'è andata? Sì, ho iniziato il classico ragazzino che va nel negozietto del paese, in un paese di 2500 persone, e sono andato lì, gli ho chiesto se potevo correre in mountain bike. Lui non aveva una squadra di ragazzini e mi ha iniziato a portarmi a allenare nell'orario di pranzo, così per gioco. Da solo con questo Sì, da solo con il Livio, che era il negoziante del paese, quindi è iniziata così e mi sono trovato professionista a Giro d'Italia e adesso mi ritrovo in mountain bike a correre dopo 35 anni. Vedere in TV questi grandi giri, il Giro d'Italia, Tour, Vuelta, è normale, no? Che ti viene voglia di voler diventare protagonista, quindi è stato quello un po' sì, quando correvi mountain bike e vedevi il Giro d'Italia in televisione, comunque avevi sempre c'è qualcosa in più oltre a quello che sto facendo. E poi sei arrivato lì e dici: sì, sono qua, ho fatto il Giro d'Italia, Tour de France, ho fatto le Olimpiadi su strada, però mi divertivo di più mountain bike. Allora grande amore, vero, come si dice, il primo amore il non, primo si, amore scorda non si scorda mai. Allora, quando capitava di essere nel ritiro con i ragazzi in altura, vedere i sentieri e buttare l'occhio e immaginarti a scendere lì invece di magari con la Sky ad allenarti in altura, certo. E di conseguenza eccomi qua. E quindi, insomma, 2022 ottobre decidi di smettere. Cos'è stato il click? C'è stato un momento, un episodio, non so, una pensata che hai fatto, che hai detto: basta, adesso è ora? Ma nel 2022 è stata una stagione perfetta, avevo una squadra italiana, andavo in fuga, mi divertivo, vestito la maglia di GPM al Giro d'Italia. Elo Cometa, sì, mi sono divertito un sacco proprio, con ragazzi giovani io stavo diventando un po' la chioccia. Sono arrivato a fine stagione, ho preparato Lombardia, non ero più competitivo come 10 anni prima e ho detto: wow, tutti questi sacrifici tutto e sono nel gruppo, sono uno dei tanti, non sono più quello che fa la differenza e voglio tornare a divertirmi. E
di conseguenza è scattata quella molle, smetto con il ciclismo professionistico perché preferisco smettere prima che ti facciano smettere gli altri. Giusto. È una di quelle cose che non ho mai sopportato, essere messo in un angolo e farti capire che non fai più parte di quel gruppo, quindi ho detto sono ancora competitivo e ho finito con un'annata soddisfacente. Nella mia testa è scattato il chip che mi diceva guarda, non è un peso smettere. Bisogna essere convinti quando si fanno certe decisioni, come quando anch'io ho smesso, devi maturarla la cosa, perché sennò ti rimane sempre qualcosina, quindi eri pronto. Io ero pronto, mi ricordo ero a Croazia e ho chiamato mia moglie dopo una tappa, ho fatto una faticaccia proprio, poi stavo male fisicamente, proprio ero malato e ho chiamato, faccio guarda ho deciso, il prossimo anno non corro più. E lei ha avuto un attimo di non vedeva l'ora sinceramente dopo 10 anni che sei in giro di continuo. E il giorno dopo l'ho chiamata, faccio però correrei un po' il mountain bike, le gare sono solo il fine settimana. Lei è addolcita un attimo, lei addolcita un attimo e poi invece eccomi qua, vado via più giorni di quando correvo su strada. Già ti immaginava a casa tagliare il prato. Assolutamente, poi gli ho detto sai l'ultimo anno, adesso la maglia tricolore non posso smettere, quindi ce n'è un altro il prossimo anno. E avanti così. Infatti. Pronti via, vado nella mountain bike, a luglio mi vinci il tricolore marathon a Telve, insomma hai fatto asfalto per 10 anni ma mi sembra che i sentieri riuscivi ancora a guidarli bene. Sì, no, eh? È stato un insieme di casualità, dai, diciamo insomma. Che sono passato in mountain bike pensando un po' alle gare importanti che volevo vincere e in testa avevo vabbè, Dolomiti, la Iro, quello che potevano essere le gare più adatte a uno stradista che i sentieri li mastica ma non molto bene, e l'italiano quest'anno me l'hanno disegnato un po'. Ho letto la tua intervista che c'era parecchio asfalto però insomma erano comunque 70 km, 3000 metri di dislivello, però c'era tanta salita e le discese erano abbastanza alla portata, ho trovato la giornata perfetta, questa maglia era anni che la volevo ed eccomi qua. Quando ti metti a fare le cose un po' per gioco, un po' per divertimento, diventa tutto più semplice. Vero. Adesso mi trovo con una maglia tricolore che ok, mountain bike, non è su strada e sono contentissimo e fiero di portarla in giro. Quando cambi qualcosa nella vita, come nello sport, c'è sempre questa motivazione forte e subito ottenere, no? Quello che uno ha in mente è pazzesco, è incredibile. Ma mi è capitato l'anno scorso quando parlavo con le squadre e gli dicevo guarda, io una maglia su strada non sono mai riuscito a vincerla, quindi vengo in mountain bike ok, per divertirmi, però una di quelle maglie mi piacerebbe indossarla. E alcune squadre mi hanno detto ragazzi inizia a vincere una gran fondo che è meglio, inizia a pedalare un po', a mangiare un po' di fango. E alcune squadre invece mi hanno creduto e adesso c'è una maglia, ho avuto ragione io, poi è fortuna. Ma durante questi 10 anni quindi tu non hai mai toccato la mountain bike o d'inverno qualcosina? All'inizio ho fatto qualcosa in mountain bike, mi ricordo il primo anno avevo fatto anche i campionati italiani cross country, poi man mano che cresci il ciclismo è cambiato radicalmente negli ultimi anni e c'è stato il problema più grande, non c'erano i misuratori di potenza sulla mountain bike, quindi risultava un buco nei programmi di allenamento, che non riuscivano a valutare il tuo allenamento e quindi per quello snobbavano un po' la mountain bike, le gare risultavano pericolose e quando gli allenatori e le squadre non sono contente è meglio lasciar perdere. Infatti su strada ormai bici da cronometro, bici da strada e c'è di tutto e di più, allenamenti uno sopra l'altro, sei super controllato. A proposito di super controllato, immagino che il mondo del ciclismo su strada sia ormai proprio estremizzato in tutto, non puoi sbagliare nulla, va bene dall'allenamento, alimentazione, integrazione, ormai è tutta una macchina perfetta che deve funzionare senza intoppi e abbiamo visto che a parte te anche Sagan, Pico, Van der Poel hanno un po' deciso di buttarsi, no? Su questa ritornare un po' alla mountain bike, forse è troppo, è chiesto troppo. Ma mi accorgo che io ho passato un po' di anni del ciclismo differenti. Quando sono passato su strada io era il periodo in cui Sagan passava dalla mountain bike alla strada, in cui Cadel Evans vinceva il Tour e era un biker, Raed Ezedal vinceva il Giro era un biker e quindi c'era l'interesse di andare a cercare i biker e dei biker di passare su strada. Adesso c'è l'interesse dei ciclisti su strada a passare in mountain bike, forse per alleggerire un po' alleggerire un po' tutte quelle pressioni che c'hai. Vero. Su strada, tutti quei numeri, quelle pianificazioni, tutto, il mountain bike è un po' tutto improvvisato. Sembra tutto più libero, no? Tutto più libero, non lo è, stanno entrando lo i numeri anche in mountain bike, l'ho notato quest'anno, l'integrazione sì. Noi corriamo maraton in mezzo ai boschi, nel fango, tratti da fare a piedi, c'è di tutto.
però prima della gara si fa il conto di quante borracce riusciamo a prendere e di raggiungere il numero di carboidrati ora necessari. Quindi si mixano le due cose, però non sono mai troppo esasperate in un senso o troppo nell'altro. Una volta erano proprio gonfia le gomme un po' a pressione così e vai. Adesso abbiamo certo. Comunque tutti i controlli, tutti i dettagli del caso per migliorare il più possibile. Però non è ancora come la strada, quindi te la godi ancora in una maniera un po' con più di spensieratezza. Quindi sarà per quello che tu, come gli altri tuoi colleghi, magari c'è stata questa voglia di ritorno un po' alla gioventù, a quando pedalavi più spensierato. Quando pedalavi più spensierato e ti divertivi di più, ecco, mettiamola così. Ecco. Quindi hai parlato di carboidrati, adesso qua i nostri amici e amiche di Endu Channel sono lì che stanno prendendo già appunti, perché sai che sono tutti super curiosi di sapere cosa fanno quelli che vanno forte. Allora, raccontami una prima di, per esempio, dell'Italiano Marathon, il giorno prima della gara, durante, tutto voglio sapere, certo. Se si può. A piccole dosi, dai, non diciamo proprio tutto. Tutto. Allora, diciamo che sto imparando anch'io, il primo anno in mountain bike, cambia tutto. Diciamo che adesso ho trovato un po' il mio equilibrio, inizio il giorno prima a integrare tanti liquidi, perché non abbiamo l'ammiraglia dietro che ci porta le borracce. Vero, di conseguenza vero. Bisogna partire ben idratati, quindi il giorno prima faccio una bella ricarica idrica, utilizzo Super Hydro Tabs, pastiglie effervescenti che sono buonissime come gusto, quindi mi viene anche da bere di bravo, più. Infatti. E il giorno della gara, dopo la colazione, prima di partire nel riscaldamento, uso lo Starter 1000, che è un mix di carboidrati con un po' di caffeina. Prima del riscaldamento? Durante il riscaldamento, la borraccia per il riscaldamento. Quindi abbiamo un po' di carboidrati rapidi e un po' di caffeina per le partenze in mountain bike, che sono un po' violente rispetto a quello che era il trasferimento su strada. E poi il giorno prima della gara avevo già preparato tutte le borracce, quindi con la squadra si segnano ogni quanto avrai la borraccia, ogni quante borracce avrai nella gara e tutto, e decidi se utilizzare borracce grandi, borracce piccole. Tu in autonomia? Ognuno si prepara le proprie, e abbiamo trovato un po' l'equilibrio perfetto con i Super Dextrin in polvere da mettere in borraccia. Raggiungiamo 50 grammi, quindi 3 misurini di Super Dextrin ogni borraccia piccola, e arriviamo a 4,5 nelle borracce da 7,50. Quindi lì abbiamo 50 grammi, calcoliamo ogni ora in borraccia, solo da bere che non te ne accorgi. In tasca mi porto Super Dextrin, che sono i gel simili, quindi ogni 20 minuti abbiamo un gel in tasca da integrare. E poi è uscita una nuova chicca fresca, combinazione ce l'ho dietro con me, sono questi Super Dextrin Dura, che all'interno hanno un po' di aminoacidi, li fanno anche con la caffeina, stessa quantità di carboidrati. E quello quando al momento? Li utilizzo nel finale. E quanti chilometri dall'arrivo? Calcoliamo una mezz'oretta, che possono essere 5 km, 7, in mountain bike si va piano. Ho capito, e più o meno in una marathon quanti carboidrati ora? Dipende un po' da corridore a corridore. Io da inizio stagione ho iniziato sugli 80, adesso sono arrivato a 105 grammi ora senza avere problemi di stomaco. Sei sotto sforzo, con alti stress addosso e stai buttando dentro tanti carboidrati che vanno digeriti. Quindi ti alleni poco per volta e ti abitui come qualsiasi cosa. Io adesso sono a 105 grammi ora, che comunque credo che per me sono sufficienti e mi trovo benissimo. Dopo la gara invece cosa fai? Hai altri prodotti integratori che ti aiutano? Sì, dopo la gara bisogna recuperare. In mountain bike su strada funziona tanto la birra. No, a parte gli scherzi, capita di versi la birretta con la squadra dopo la gara, però di solito abbiamo le HTP, che sono le proteine idrolizzate rapide e veloci da digerire, da prendere subito dopo la gara, oppure quando è un po' più complicato abbiamo un recupero extreme. È semplice, in bustina si apre, si mette nella borraccia, mentre vai a fare la sgambata hai aminoacidi essenziali pronti subito, per reintegrare e tamponare un po' quello che sono stati i danni causati dalla competizione. Adesso però ripartiamo, e gel non ne ho, se ho bisogno me li dai tu. Vai. Grazie, ti porto. Andiamo. In un punto panoramico che ho visto l'indicazione prima. Perfetto, dai. Ti seguo. Diego, siamo arrivati a questo bel punto panoramico che si raggiunge con una salita in piedi
ti ho portato qua perché vabbè, io ho l'elettrica e tu volevo vederti come va in salita, perché insomma sei famoso per essere sempre stato un forte scalatore e anche per aver fatto azioni originali di tua iniziativa. Come raccontami qualche aneddoto, come rivivi un po' adesso a freddo le tue azioni che hai fatto, che ti hanno fatto anche diventare famoso, conosciuto, no? Sì, diciamo fatto che vedere. No, mi sono fatto vedere, ma diciamo che è stato un po' sempre quello che mi ha caratterizzato. Quando sono passato sul ciclismo dei professionisti, volevo farmi vedere dagli amici che correvano in mountain bike, dagli amici a casa, così. E allora facevo magari le azioni che i direttori poi mi tiravano le orecchie dopo la corsa, no? Che è un po' senza senso, che si sapeva non portavano a nessun risultato. Però se c'era la mia famiglia sulla strada, io li devo scattare e farmi vedere. Mi ricordo ancora la Sanremo, quella famosa con la neve che ci ha interrotto la gara e tutto. Io ho detto a mio papà: oh, domani accendi la televisione che vado in fuga, almeno mi vedi. Avevo letto questa intervista. Allora, era un modo un po' per mettersi in luce e farsi notare, no? Non essere uno dei tanti, ma essere uno che si faceva vedere. E qualche volta ha pagato anche, perché quella volta. Sai, prova una volta, batti il naso una volta, due, tre, e prima o poi qualcosa torna. E mi ricordo una tappa ai Paesi Baschi che ho vinto con una fuga da solo di 120 km. Quella proprio volevo che mi raccontassi. Sono quelle cose che ci provi magari 100 volte e te ne esce una volta sola. E 100 volte hai battuto la testa contro il muro e torni a casa distrutto, con il direttore che ti sgrida e tutte quelle cose. Però quando ti esce è una soddisfazione doppia. E mi ricordo certo. A un chilometro dall'arrivo mi sono attaccato alla radio. E ho detto: Martino, hai visto cosa ho fatto? Perché erano 120 km che mi diceva: Diego, dove vai da solo? Aspetta quelli dietro e tutto. E sono quelle soddisfazioni che togli i sassolini dalla scarpa e quando arrivi in camera, in hotel, ti riposi, dici: ah, che grande che sono numero. Stato! Tu sei stato in grandi squadre, quindi hai vissuto il grande ciclismo, il Team Sky, Astana. In Astana hai lavorato per Nibali, hai lavorato per Aru, per Dean Alcuni. Dimmi qualcosa, una perla, un ricordo che hai di questi grandi campioni. Io, com'è stato lavorare con loro? Nella mia carriera ho avuto la fortuna di correre, di cambiare tante squadre e è stato un po' un mio taglio, no? Volevo fare tante esperienze, conoscere tante persone, tanti mezzi di lavoro e tutto. E ho avuto la fortuna di correre con tutti i più forti campioni della mia epoca di ciclismo. Quindi sono passato dagli italiani Aru, Nibali, a Froome, Bernal, Thomas e Quintana in finish, quindi li ho passati un po' tutti e ognuno ha le proprie caratteristiche, il proprio modo di correre, di interpretare correre. Il lavoro tra virgolette. Io sono contento di aver fatto questa esperienza e aver corso con tutti questi campioni. Ovviamente non ero un campione e li aiutavo a vincere. Beh, questo, però il mio l'ho fatto. Questo direi proprio di no, troppo umile sei davvero. No, devi trovare un po' la tua dimensione. Sono arrivato tra i professionisti che comunque è il massimo livello del ciclismo e ho visto che mi mancava qualcosa per essere uno dei migliori in quell'ambito e quindi mi sono dedicato a far vincere i campioni e mi sono divertito un sacco e sono straorgoglioso. Certo, devi esserlo e per me è un onore oggi parlare con te e conoscerti. Volevo sapere invece, il Team Sky, no? Si è sempre parlato tanto di questi marginal gains, di questo lavoro maniacale che facevano, se si può dimmi una cosa un po' stramba che magari facevano che poi non hai ritrovato nelle altre squadre nelle quali hai lavorato, qualcosa di... Team Sky, guarda, è stato uno di quei tarli, no? Quelle cose che volevi provare. Era il Real Madrid del ciclismo all'epoca e io la vedevo come la squadra, la squadra inarrivabile, no? Sì. Una volta che sei lì dentro è tutto facile. E effettivamente era una squadra dove io prima di partire alle gare non dovevo pensare a nulla, veniva il taxi a prendermi sotto casa, mi portava in aeroporto e mi riportava a casa la sera. Son che dettagli, sogno, direi. Sono dettagli, però non devi organizzarti con la moglie, con i bambini a scuola e tutto, o i parcheggi, sono piccolezze che fanno la differenza. E dall'altro lato della medaglia è che quando hai tutto calcolato ai minimi dettagli basta poco che salti di testa. Io corro sempre in bici per divertirmi e arrivi a un certo punto in cui... È un regime militare quasi, dove tutto deve essere incastrato. Servono un po' più le emozioni e quello che alla fine il ciclismo lo fai, tutti questi sacrifici non per raggiungere un certo numero ma perché ti diverti e che di conseguenza mi ha fatto passare un po' la magia di quello che è il ciclismo. Ho capito. E a proposito di emozioni, in Astana hai corso anche con Michele Scarponi, un grande amico, che ricordo hai di lui? Con Scarpa è stato particolare, dai. Io sono entrato in Astana che era un gruppo di italiani enorme con Nibali, Aru, Tiralongo e chi più ne ha più ne metta e mi sono trovato con Scarpa che era il vecchietto della squadra e un po' il joker, no? Quello che scherza
scherzava, rideva, faceva sempre battute, tutti. Ci siamo divertiti un sacco e si scherzava che mia moglie stravedeva per lui e io ero appena sposato, facevo porca miseria, un po' stempiato di una certa età, cioè, un certo... il fascino del campione, sarà quello, non lo so, e quindi si rideva e si scherzava con quello, è successo quello che è successo, è dispiaciuto credo a tutti, è stato impressionante vedere al funerale tutti quei campioni, quella gente, e sono stracontento che col passare degli anni si ricorda ancora per quello che è stato. Assolutamente, tutti ce lo ricordiamo, proprio lo portiamo nel cuore. Diego, questa chiacchierata è stata bellissima, però ancora una domanda. Allora, dal Diego Rosa nella mountain bike, cosa ci aspetteremo per il 2024 e per il futuro? Svelaci qualcosa. Ci serve uno stregone per questa risposta. Diciamo che adesso ho questa maglia addosso e quindi il prossimo anno sicuramente ci vedremo ancora nei sentieri del marathon a portare in giro questa maglia per ancora qualche mese. Certo. E poi si vedrà di riconfermarla se si riesce, e adesso quest'anno ho fatto quinto in Coppa del Mondo, quindi inizi a vedere un po', assaggiato, sì. E quindi e non al mondiale, giusto? E non Scozia, al mondiale, quindi insomma, si può sempre migliorare. Chiaro. L'italiano ormai l'abbiamo vinto, più di quello non si può fare. E c'è il mondiale in Coppa del Mondo, qualcosina alziamo in più l'asticella? Si può fare. Magari proviamo ad alzare l'asticella per il futuro. Benissimo. Allora, poi quando te l'ho già detto prima, fuori dalla registrazione, quando smetterà, lo voglio come collega perché è okay, simpaticissimo. Mi vedete col microfono? Sì, assolutamente sì. Allora, ci vediamo il prossimo anno. Sarò io intero a intervistare. Amici e amiche di Endo Channel, se avete commenti, curiosità, scrivete sotto e noi vi risponderemo, anche Diego Rosa vi risponderà. E se volete leggere approfondimenti su tutto quello che riguarda lo sport, nuoto, bici e non solo, vi aspetto su www.endochannel.net. Alla prossima. Ciao. Ciao. We'll be right back.